Allora, sempre interessanti sono gli argomenti e le presentazioni del dottor Paternoster, di un Sandro. geologo che lavora in Friuli Venezia Giulia. E parla appunto di il tema trattato quest'anno, fa l'esempio dei bacini di innevamento, perché sempre più c'è necessità di fare questi bacini di innevamento per garantire la stagionalità e l'economia delle zone. Però questi bacini vengono realizzati in un contesto di solito molto delicato, in aree montane, in aree dove bisogna fare delle verifiche di stabilità e bisogna avere una percezione locale di quello che può succedere. Perché? Di solito i bacini montani dove li vai a farli? Li vai a fare in zone, nei rilievi, in prossimità di zone suppianeggianti in cima ai rilievi, però per contro queste zone, tra virgolette, contropendenze, zone suppianeggianti in cima ai rilievi, non sono altro che le zone di antiche frane, le parti a monte di antiche frane. Quindi l'analisi deve essere fatta un'analisi attenta. Il progetto infatti era in progetto un bacino di 35.000 metri cubi con una diga di 10 metri e quindi anche per rimanere in un determinato iter autorizzativo, perché non si parla di grandi dighe, le grandi dighe sono superiori a 15 metri d'altezza, quindi una diga di 10 metri d'altezza. L'ingegnere geotecnico aveva progettato, meglio abbondare che deficere, tantissimi sondaggi, carotaggi e inclinometri. Però quello che mancava dal punto di vista geotecnico è capire la storia di messa in posto dei sedimenti. Questo è quello che fa la differenza tra l'ingegnere geotecnico e il geologo. Perché? Perché si è visto che comunque c'era una zona, uno strato a una certa profondità che presentava delle caratteristiche basse, uno strato argilloso con caratteristiche basse. E messi in atto anche degli inclinometri, si è visti con gli inclinometri messi in atto che questo strato purtroppo era responsabile di un movimento, di un lento movimento e costante di tutto questo. Di tutta questa porzione di versante dove sopra si voleva realizzare un bacino montano. Quindi scavare o realizzare opere in prossimità di una paleofrana è molto pericoloso perché potrebbe essere un grosso problema. Questo strato in questi depositi sedimentari poteva anche essere attribuito a pulsazioni glaciali, quindi di avanzamento e arretramento del ghiacciaio con deposizioni di depositi con depositi argillosi nelle fasi interglaciali. C'era comunque questo problema e il dottor Paternoster è riuscito a far modificare il progetto e per realizzare un invaso di minori dimensioni, stabilizzando la frana con questo corpo e questo strato argilloso con dei microfali. L'importante cosa è, resta capire dal punto di vista geologico, che dimensioni possiamo fare questo bacino montano senza influenzare la frana e il movimento franoso. Successivamente c'è stato il dottor Maraio della CGT di Siena che ha presentato insomma, il suo monitoraggio che è stato fatto nell'area di Santa Barbara, nell'area minerale di Santa Barbara, nel comune di Caviglia dove c'è attualmente una grossa miniera di lignite abbandonata. Questa miniera di lignite era in sotterraneo dal 1800 al 1950, una miniera di lignite in sotterraneo. Poi nel 1950 l'Enel compra la concessione e trasforma questa miniera in sotterranea in miniera a cielo aperto. Grande estrazione di lignite fino al 9, per 50 anni, fino al 94, dove viene cessata l'attività estrattiva.
e questa miniera viene trasformata questa centrale viene trasformata a metano. Il problema è che su tutti questi fronti di scavo c'era una grossa scarpata in movimento e quindi necessitava di monitoraggio.